20 minuti di panico per i tifosi che si sono radunati in Piazza San Carlo a Torino per vedere sul maxischermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Il tutto nato dall'esplosione di un petardo che ha fatto subito pensare ad un attentato. Da lì il terrore e la fuga delle persone. Al telefono Enrico Imolesi, un forlivese che si trovava sul luogo dell'accaduto. Aveva appena segnato il terzo gol il Barcellona, ho sentito un boato, poi giudicare adesso se forte o piano non saprei. Ho sentito questo boato, la gente, cioè, un istante mi sono girato verso sinistra perché io ero al centro della piazza e l'onda è partita da sinistra e mi ha spinto verso destra. Proprio appena ho sentito il boato mi sono girato, ho visto questo gruppo di persone, cioè questa folla che mi correva incontro. Una ragazza che mi ha travolto, siamo caduti insieme e poi ho cercato di rialzare, mi sono rialzato quasi subito, però camminavo sulle persone, cioè galleggiavo, veramente mi è sembrato di galleggiare sulle persone per decine di metri, cioè cadevo, mi rialzavo, venivo calpestato, calpestavo, è stata una bruttissima esperienza. In quegli attimi io ho pensato veramente che non ce l'avrei fatta. Sono sincero, non ho mai avuto tanta paura nei miei 52-53 anni di vita. Anche perché la gente continuava a urlare che era una bomba. Io mi sono venuto in mente, non so, mi aspettavo che ci fosse qualcuno che mi sparasse contro. Mi sono venuto in mente l'immagine del Bataclan, una roba del genere.